Al Pala Carrara di Pistoia è iniziata la kermesse organizzata dalla Lega Basket e dedicata ai giovani under 18. Il torneo Next Gen coinvolge le under 18 delle 16 squadre della Serie A. Le formazioni sono state divise in 4 concentramenti, uno a Varese, uno a Venezia, uno a Bologna e uno appunto a Pistoia, che ha così modo di mettersi in mostra anche a livello organizzativo. Al Pala Carrara in 2 giorni si sfidano i biancorossi di Luca Angela, l'Olimpia Milano, Cremona e Reggio Emilia. Le formazioni che si classificheranno ai primi 2 posti accederanno alla fase finale, che si svolgerà a febbraio in corrispondenza delle Final Eight di Coppa Italia a Firenze. A seguire da vicino questa prima giornata in programma al Pala Carrara di Pistoia c'era il presidente della Lega Basket, Egidio Bianchi. Presidente, mi sembra dalle prime battute un bel torneo, i ragazzi trattati come i grandi. Certo, questo è il torneo che anticipa proprio la crescita di questi ragazzi che devono arrivare a giocare in Serie A, quindi abbiamo fatto tutto come se fossero una squadra professionistica. Tutti hanno preso questo torneo con grande entusiasmo, sia le società sia anche il pubblico, perché prima per esempio per Pistoia c'è stata una bella affluenza di pubblico. Considerato che erano le 9:30 di sabato, è stato un grandissimo successo già solo quello. E quello che ci aspettiamo un po' anche l'avvicinare sempre più appassionati anche al mondo dei giovani e quello che, su cui vogliamo anche investire. Io sto pensando anche alla vetrina successiva, che sarà quella delle Final Eight a Firenze, con questi ragazzi protagonisti nel torneo dei grandi. Infatti quello sarà il momento clou ovviamente, ma sarà una preparazione che ci porterà a Firenze, ma con una serie di eventi che noi vorremmo veramente lanciare proprio per arrivare a quella vetrina, che sarà una vetrina straordinaria, perché accanto ai grandi ci saranno appunto i ragazzi giovani che saranno comunque coinvolti in un torneo di altissimo livello. Soddisfatti? Molto soddisfatti, molto. All'evento sta partecipando e da protagonista anche la nostra emittente, che riprende tutte e 6 le partite per conto della Lega Basket Serie A e le trasmette in diretta sul canale sportivo Sport TVL, canale 193. Se uno le volesse seguire via streaming sul computer però deve accedere attraverso il sito della Lega Basket.